Un saluto vitaminico da vostra Sreganti e benvenuti a questa mia primissima reaction del canale. Non ho mai fatto una reaction in vita mia, ma qua è necessaria. Mi avete detto tutti, fai la reaction, fai la reaction, fai la reaction. E tu che hai giocato a Final Fantasy VII nel 1997, fai la reaction. Ed eccomi qua, faccio la reaction di della pubblicità che è uscita in Giappone di Final Fantasy VII Remake, tradotta e sottotitolata in italiano sul canale di GamerDex83. E ora me la vado a vedere per la primissima volta, perché appunto mi avete detto in tutte le salse di vederla. Vi lascio i sottotitoli qua sotto, per questo che sono io un pelo più altino. Quindi andiamo, lo fermo ogni tanto per dire quello che magari penso riguardo a quello che vedo e robe varie. Orologio. 7 ovviamente nel font di Final Fantasy 7, è chiaro. I CD della PlayStation 1, i primi, erano retro scuro. Avevano questo violaceo blu scurissimo. Infatti le righe erano un piacere da vedere. Qua abbiamo... Il mitico Sasuke-san, salaryman, pronto ad andare a lavorare. Nota al disco. Quello che era quel disco lì. Ora sono da si pensata. Come. Non avete neanche la PlayStation, avete Final Fantasy 7 sul... Però ha senso... Tra CD, erano tre dischi, è vero. Ok, fermiamoci già un secondo. Il fatto che loro non abbiano neanche la PlayStation, ma abbiano... Final Fantasy VII lì vi fa capire quanto, ok, la pubblicità vuole proprio puntare su questo, ma quanto sia importante a livello culturale questo gioco, ok? Questo lo stanno puntando tantissimo su questo. Continuiamo. Come non hai mai giocato? È colpa del gap generazionale. E voglio vedere. La Knights of the Round. Vabbè, posso capire. Allora, io posso capire che non tutti sappiano cos'è la Knights of the Round anche a quell'epoca. Però chi ha giocato seriamente a Final Fantasy VII sa che la Knights of the Round è l'ultima summon, l'ultima, quella che è la più forte di tutti, quella che ottieni col Chocobo d'oro andando nell'isoletta sperduta nella mappa. Lui non l'ha mai giocato e... Strano però. Non è facile, con tutte le ibridazioni dei Chocobo diventi scemo. Picchialo, che è audace! Ventidue anni! Sono vecchio! Sono terribilmente vecchio. Oh, aspetta. Certamente. Intelligente da parte di Square Enix o Sony, non so chi abbia fatto la pubblicità, di inserire questa critica che noi facciamo e la apparente soluzione, quindi il cerrotto che ci hanno cercato di mettere loro. È intelligente. La storia è uguale, la storia deve essere uguale. Non spoilerare, non dire niente. Lo sanno tutti, ma non si dice quella cosa lì. Ti senti escluso, eh? Ti senti escluso. E tu so... Il signor Ueki ne sapeva. Reno! Tutti l'hanno giocato, è vero? Ma che domanda del cazzo. Questa è tosta come domanda. Perché ti piace? Non voglio vedere cosa dice lei. Perché Final Fantasy VII ti piace? Perché rappresenta... un momento felice della mia vita, spensierato, dove potevo sognare e potevo
immaginare di essere in quel mondo incredibile, avventuroso, pieno di magia e di emozioni. È uno stato d'animo Final Fantasy VII, non è un gioco. Kana-chan. Nani? Si è rotta Kana-chan. Ah, so. Ma好きっていうかね。 L'elemento nostalgico è ovunque. Ah, il fratello. Mamma mia. Sephiroth. È successo, fratello? Tan 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 tan. Vabbè, hanno litigato, c'è anche il dramma all'interno della pubblicità, quindi adesso. Ok. No. Aspettate. Ok, hanno fatto questa scenetta per far sì che lui reagisse in modo disistaccato e introverso, come è poi Cloud Strife. Ok, ha senso. Non fisicamente, però, Gioia. Kana non è fisicamente Cloud. No, il volto no. Ok, questa è la frase che diceva sempre Cloud. Ovviamente noi non l'abbiamo mai vista in quella forma, ma il non mi interessa alla giapponese è sempre la frase base, è proprio lo stampino di Cloud. Per questo lei ride come una scema. Infatti. Non ci assomigli. Mizushima. Hai. No, ikimasu. Questo dramma all'interno della pubblicità che lo rende poi un piccolo corto. Interessante comunque. Cioè, non... Onii-chan, fratello. No, è molto problematico il fatto che... Per, a livello televisivo, cioè... Sono tanti minuti da mandare. Sentite Nobuo Uematsu? No, il 7-Eleven! Il bar di Tifa! Tanto comando di... Infatti mettono Tifa. Cosa cazzo ho visto? Oh mio Dio! La Knights of the Round. Quello lì. Diglielo cazzo. Pazzito. Allora, calma, fermi tutti. Prima stavo controllando questo perché non me lo ricordavo. Non... Allora... Dov'è il fotogramma? Eccolo qua. Marco Giuda, è qua. Un momento. Ok.
Allora, non so quale fosse la scritta perché era in giapponese, ma qua dovrebbe essere sopra il jukebox, che è qua, che è esattamente dietro di me, no? Quindi in teoria sono stati anche abbastanza bravi da farmi ricordare un pochino la forma vera del Seven Heaven. Non so se fosse scritto veramente questo dal giapponese, però il jukebox sarebbe dovuto stare qua sotto. Però questo è essere talebani, nel senso, però vi dico tutto quello che mi viene in mente. Guardala lì. E come scala su Yapi? Allora, questa è introvabile. Infatti, è introvabile. Io ho la versione Edison del 98 presa allo SMAU del Milano, ma è la versione italiana, che non c'entra un cazzo. Questa è 170.000 copie. Non c'era internet, non lo trovavi da nessuna parte. C'era, ma era difficilissimo. Quindi è veramente un pezzo d'antiquariato, una roba... La Bibbia. È introvabile. Picchialo. Fagate capital, l'evento di cui non si può mai parlare. Ok, sei Firoterit. Non si dice! Non si può dire! Fanculo internet! È bellissimo! Lui ragiona come ragiono io! Avrei detto le stesse cose! Le stesse cose! Non si parla di quella cosa lì. È vero, cazzo. Te ne, Kasan. Diglielo, mamma. Diglielo, Kasan. O Kasan. Si sa la storia, ma è un trauma. È il più grande trauma della storia dei videogiochi. Non posso ricordare. 1997年のオリジナルについて。しかし、これから我々の元には2020年のFF7がやってくる。2020年のFF7である。FF7である。 No. 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 No, caro amico, non sono d'accordo. Nel senso, lo capisco ai fini della pubblicità che dobbiate dire una cosa del genere, ma non potete cancellare Final Fantasy VII del 97. Non lo potete fare. Cioè, ok che voi volete dire, da ora in poi per le nuove generazioni lo posso capire, ma non puoi prendere di riferimento sempre solo Final Fantasy VII del 2020. Dovrai sempre prendere dall'originale. Punto. Ok, non... fermo. Dipende. Perché non lo cambiate, ma potreste aggiungerci delle cose che a noi non ci piacciono. Quindi, ok, potrebbe essere, ma bisogna vedere come verranno giocati quei capitoli. Oh, il preludio di Nobuo Uematsu. Sentitelo, sentitelo. Sentitelo. Fatevelo entrare dentro di voi. Nobuo Uematsu, il più grande compositore musicale mai esistito. Videogiochi. Che cambiò veramente il mondo dei videogiochi. Li cambiò. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Midgar! La Knights of the Round! La fuga dopo la perdita della memoria! La libreria, gli esperimenti, Erit. Ah, piango. È vero. Quel momento è stato l'anno zero per noi.
またやってくる。ハワイアンキーを volta cazzo。世界中の人々が待ち望んでる。し、私も、君たちも。なんか、し、いろいろ調べてみたら、とんでもない数の人たちが FF7 好きなの分かってる。みんな。Non parliamo di un gioco, parliamo di un'esperienza. Siamo felici. Perché era un momento felice. E ci devi invidiare. Ok.君が羨ましくもあるよ。もし体験したら。Allora, non ho capito una cosa qua. Lui gli dice: sarà una cosa diversa per noi. Perché tu verrai invidiato. Ma perché verrai invidiato? Verrai invidiato perché sarà una cosa bellissima. E la vedrai per la prima volta. Come successe a me nel 97. O verrai invidiato perché a te piacerà più che a me. Perché io ho già avuto quell'esperienza.Io ho paura più la seconda. Vabbè, facciamo una reunion. Ma non sa cosa vuol dire. Ciao. Vattene. Lascialo lì. Alla Vincent se ne va. Fantastico. Ci sono tante interpretazioni della reunion comunque, cioè non era facile, perché anche Ojo nel terzo disco parla della reunion, quando tutte le cellule di Yennova si uniranno, cioè non è proprio una roba easy, lo capisco povero uomo. Ok, bella mossa perché la PlayStation ci si butta dentro comunque a questa pubblicità, essendo comunque un'esclusiva, ed è giusto che provi a buttare dentro anche roba sua, ci sta. Gli ultimi colpi prima della 5. FF7 no remake? Issoni yaro. Poi lei c'ha la cosa emozionale col fratello. Yaritai issoni. Quindi Final Fantasy VII che unisce, che... Ok. Hanno puntato tantissimo in questa pubblicità sulla questione invidia dei giovani, delle nuove generazioni per noi vecchi. Eh sì, esce a marzo. E questo è molto importante. E hanno puntato su di noi per dire, ragazzi, non cambia niente. Dovete spiegarlo ai giovani com'è. Vivrete la stessa emozione, ha un forte impatto. E per noi anziani, chiamiamoci vecchi, hanno fatto leva sulle emozioni. Questo è il fratello sicuro. Guardate. Oni-chan. E a noi hanno cercato di fare leva su quell'emozione lì. Sono stati intelligenti, sono stati bravi, hanno fatto un bel lavoro. Lungo, ce lo stiamo aspettando, stiamo domandando tutti. Donaru kana. Ne, donaru daro ne remake. Hayaku koi. Remake. Paurissima. Ho paurissima. Mamma mia. Bello. Mi è piaciuto. Se pensate che, ragazzi, la fantasia finale è stata chiamata così perché stava per fallire la Squaresoft all'epoca. E poi è arrivata a produrre un capolavoro come questo. E bisognerà vedere. E... Insomma, la pubblicità mi è piaciuta. La pubblicità è bella. La potete trovare, come vi ripeto, sul canale di GamerDex83 con i sottotitoli in italiano.
Insomma, spero che questa reaction vi sia piaciuta. Lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Seguiteci su tutti i nostri social, Instagram, Twitch, dove facciamo le live. Insomma, ci sono un sacco di cose che noi mettiamo anche su Facebook. E allora, sono ancora stordito perché è un'emozione enorme e è una paura allo stesso tempo. Ditemi cosa ne pensate in un commento. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa reaction, di questo video, di Final Fantasy VII Remake in generale, e parliamone. Un trifoglio per te, uno per me e uno boh. Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata. Mamma mia.